Prima di cominciare con il video di oggi, due velocissime premesse. La prima è di iscrivervi al mio canale YouTube, così rimarrete aggiornati su tutte le mie future pubblicazioni, sia tema Genshin che non. E la seconda è di dare un'occhiata allo sponsor di oggi, ovvero al sito web di Instant Gaming, rivenditore di videogiochi online che vi permette di acquistare i titoli che più preferite a prezzi scontati, in alcuni casi anche scontatissimi. Segnalo inoltre che su questo sito potrete trovare in sconto anche le carte prepagate per il PlayStation Store e quindi tutti coloro che giocano a Genshin Impact da PlayStation possono risparmiare sui loro acquisti in gioco. Dateci un'occhiata, mi raccomando, perché risparmiare è sempre cosa buona e giusta. E a me non mi resta che lasciarvi al video. In questo momento state vedendo le varie builds dei personaggi che ho deciso di giocare oggi e spero di esservi stata utile, in particolare nella valutazione dei personaggi di Nahida e di Nilou. Per seguire in diretta i miei test in Abyss 12 siete tutti caldamente invitati a venirmi a seguire anche sul sito Viola. E a me non resta che lasciarvi al video. Buona visione! Siamo pronti? Direi che siamo pronti. Forza bimbe! E vediamo un po' come va. Non ho ancora provato, eh. Saccarosia con i magici 3. E qua ci mettiamo Nilou. Adesso mi avete fatto venire la ridarola, adesso non me la tolgo più. Combattiamo con onore, via. Ah, ok Ryu, questo lo potrei fare. Per il momento sto andando avanti dritta con Bleach, mi sta piacendo. Non so però cosa è filler e cosa no. Mi piace perché ogni volta che ho delle domande su quell'anime qualcuno mi spiega le cose. Che danni che sono partiti. Brava Saccarosia! Brava Saccarosia! Corri! Corri amore! Spom! Spom! Vai Saccarosia! Piccialo! Vai! Prendi Pyro amore! Bravo! Ma proprio questo dovevi fare, eh! Vedo una grande tecnica! No, non scappare! Oh, ma cosa scappi? Cosa scappi? Cicius! Lasciami stare. Certo, cosa scappi e poi lasciami stare. Manca coerenza. Dai, Guoba! Dai, Guoba, infiammalo! Bravissimo, sui piedini! Fagli... È una roba tipo che credo si faccia in Asia. No, non è una roba che si fa in Asia. È una roba che si fa in generale nella cosmetica. Quando ti bruciano i talloni per distruggere le pellicine, no? Stavo a fa' quello. Allora, prima cosa... Bailando, bailando, esta tarantella. Bailando, bailando, busco l'alma mia gemela. A posto, buschiamo l'anima gemela. Senza morire però, amori. Non vi vedo in ottima forma. Bursta. All eyes on me, proprio sì. Proprio sì, Nilou. Ciao. Allora, aspettate. 1, 2. The Temple of Wisdom! Poi tu fai così. È il tuo momento! Cos'è successo alla loro vita, ragazzi? La loro vita, anche la mia un po', eh. Aiuto! Allora. Stiamo qua. Balliamo. Intuisco che sia partita. Non sto vedendo niente, ma intuisco che siano partite delle burst varie. Piazza il Meduseiro, te. Easy peasy lemon squeezy. Brave ragazzi. Cioè, il problema di questo team è che più lo pompi a livello di danni e più rischi di morire anche tu, perché ti prendi danni indietro dai semi. Turu, tu, tu, turu. Comunque sono già abbastanza impressionata. Kenki! La Pasqua è finita, si alzi! Ok. Ok. Vada. Raccolga.
Questo si poteva evitare, ma vabbè. Olè. 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 Ma pure questo tira un sacco di danni, eh. Il Sinchou. Il Sinchou non scherza. Qui spargiamo. Cosiamo. Prendiamo questo. Ciapa. Qui arriva pure un gran bel tempo. Un gran bel tempo. Però il tempo non è il problema. Il problema è la sopravvivenza. Balla, bimba mia. Lasciatemi stare. Vai con lei. Aiuto. Cura, 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 cura. Cura, cura, cura. Cura. Cura, cura. Aiuto! Veniamo qua dietro. Aiuto! Aspetta, aspetta, aspetta. Pausa, pausa, pausa. Mi curo. Dai, non rompere. Mi devo curare. Non rompere. Schifoso! Lasciami curare. Cioè, con i team di Nilou non è l'aggro, è lo schivare. Perché sennò ti ammazzano. Oh, siamo salvi. Allora, maestria elementare top. Qua. One. Two. Shabada. Guarda, io te la tiro. Mi interessa, io te la tiro. Come la mettiamo? Vada, signorina ballerina. Aiuto. È un bordello. È un bordello insensato. È una roba incredibile. Via. Oh, e qua voglio vedere. Visto che non abbiamo fatto un tempo ottimale, voglio vedere come se la cava il secondo team. Sto già male, la la la, per lo schifo che mi aspetterà. Ecco qui il Serpentone. Così, 32k a caso. Ciao amore! Ciapa! Ciapa! Devi riballare tu, amore. Gli balliamo sul muso. Così. Un po' lontani, eh. Allora, ecco, qui c'è il problema che dobbiamo swirlare. E questo può essere un bel problema, perché Dendro non swirla. Perfetto, non abbiamo preso la bolla, l'abbiamo presa. Sono molto felice di ciò. Vabbè, ma ragazzi, ma... ma non sta in piedi quest'uomo! Ma non sta in piedi quest'uomo! Questo mi sta un po' sulle balle, Naida, se posso permettermi. Sarò troppo fiscalina io. Guarda. Mi fa pena. Non è vero che mi fa pena, deve morire di stenti. Toh, t'ammazza con lei, t'ammazza. Così, coi colpi normali. Scoppia. Easy. Peasy. Lemon. Squeezy. E vi dirò che continuo a pensare, questa è una popular opinion clamorosa, liberissimi di non pensarla come me, è proprio una mia idea soggettiva da giocatrice.
secondo me, se avete l'elegia finale, con lei in sto team non è male. È vero che la mia C6, e in particolare dopo la C2 è iniziata a piacermi di più come applicazione, e l'applicazione dentro di con lei è... non è esattamente la cosa migliore del mondo. Però a me lei piace di più di Yelan qua, perché mi piace il doppio dendro. E poi mi piace il buff che dà, carina, da valutare. Sperando ovviamente che Kirara non sia un 4 stelle arco che power creepy con lei, perché sennò piangiamo tutti, poverina. Per gusto personale, questa è anche una delle cose che mi piace di Nilou. La potete giocare con chi volete, si va molto a gusti. Per esempio Yao Yao, obiettivamente forte con Nilou, non è la mia preferita da giocare con lei. Preferisco molto di più giocare così. E anche il doppio dendro sembra assurdo, perché Nahida da sola fa tutto quello che deve, però mi piace avere il doppio dendro. Poi vabbè, lei tiene tutti su. Sto iniziando ad apprezzare anche il tripudio di Kokomi in questo team, perché qua la cura d'emergenza serve, perché salti in aria con tutti i danni che si fanno. Però come team è molto divertente, molto bello. Mi piace proprio vedere, non so, mi piace l'idea di vedere tutti i semi che esplodono. Mi ricorda un po' la primavera, che è la mia stagione preferita. Mi piace molto come team, molto forte. Chiaramente lei, cacchiarola, se fa.